Buonasera a tutti, il quarto d'ora accademico è passato, quindi possiamo iniziare questa chiacchierata che è una delle ultime di chimica. Questa e la prossima settimana terminiamo tutto il percorso di chimica che anche a vostro giudizio, perché qualche dei questionari e le cose, pare che sia andato molto bene. Questa è una cosa che possiamo cominciare a tirare, non dico le fila, ma visto che ormai si va verso la fine. Oggi abbiamo due conferenze, due chiacchierate da parte di ricercatori e professori della scuola normale. Inizierà Nicola Tasinato, Tasinato, che è ricercatore qui alla scuola normale, è un chimico teorico, lavora col professor Barone e si occupa di spettroscopia. Quindi ci parlerà di come queste tecniche teoriche applicate anche dati sperimentali, quelli delle molecole nello spazio, possono dare informazioni sulle varie situazioni in questi casi estremi come la massima diluizione dello spazio. E poi avremo Chiara Cappelli, che è docente della scuola normale, che però verrà più avanti e la presenteremo a tempo opportuno. Quindi passiamo la parola a Nicola. Grazie mille. Riuscite a sentirmi? Sì, bene. Allora, cominciamo questa chiacchierata appunto su un qualcosa definito universo molecolare, probabilmente titolo abbastanza altisonante, ma vedremo in seguito perché universo molecolare. Sostanzialmente una piccola introduzione. A tutti noi, presumo, sarà capitato almeno una volta nella vita di alzare gli occhi al cielo e chiedersi se e che cosa ci sia nello spazio infinito e se tutto sommato siamo soli in questo universo. Ed effettivamente l'osservazione delle stelle fin dall'antichità ha sempre affascinato l'uomo con il suo mistero, ma ha anche infuso in esso un certo timore, una certa soggezione, e quindi fin dalla preistoria l'osservazione delle stelle ha dato origine a miti, religioni e credenze popolari, però dall'altro sappiamo benissimo ha anche portato a concetti quali il tempo, le stagioni che passano e la ciclicità. Ora, in tempi più recenti il cosmo ha sempre affascinato l'uomo e per questo motivo gli scienziati si sono dati da fare per la sua esplorazione, per riuscire a comprendere la sua origine, la sua composizione e in pratica la sua evoluzione fino ad arrivare a porsi domande fondamentali quali ad esempio da dove venga la vita e se siamo soli in questo universo, se nell'universo possono esistere altre forme di vita intelligenti oltre alla nostra. Ora, questa è una introduzione abbastanza filosofica, ma effettivamente quello che andremo a scoprire è che effettivamente viviamo in un universo ricco di chimica e ricco di molecole. Il nostro viaggio sarà in questo periodo in cui si parla di viaggi verso Marte e in termini altisonanti di colonizzazione dello spazio sarà invece un viaggio piuttosto a ritroso, perché noi partiremo dallo spazio e arriveremo sulla Terra fino ad entrare in alcuni laboratori, tra quelli che frequento anch'io per il mio lavoro di ricerca, per vedere come un chimico o un fisico o ancora meglio un chimico fisico possa contribuire con il suo lavoro di laboratorio a spiegare un po' dell'infinito che sta nell'universo. In effetti per molti anni il mezzo interstellare è stato considerato un luogo troppo ostile per la formazione di molecole organiche. Tuttavia questo modo di vedere è cambiato circa
su per giù 80 anni fa con l'osservazione delle prime molecole contenenti carbonio, e poi nel corso del tempo il numero di molecole osservate è andato, come vedremo, è andato via via aumentando fino ad arrivare alla cognizione che effettivamente noi viviamo in un universo molecolare, sarebbe a dire un universo in cui le molecole sono abbondanti e diffuse, abbiamo una ricca varietà di molecole organiche, in particolare nelle regioni di formazione stellare e di formazione planetaria, molecole che con la loro varietà poi riescono a guidare in un qualche modo l'evoluzione delle galassie e dell'universo stesso in pratica. E poi queste molecole soprattutto si comportano alla stregua di sensori cosmici, vale a dire che noi osservando le molecole siamo in grado di comprendere le condizioni fisiche di un dato ambiente astronomico. Come vedremo, può essere una nube planetaria, può essere una nube molecolare, può essere un'atmosfera planetaria. Ed infine l'osservazione di specie prebiotiche nel mezzo interstellare può in effetti rappresentare, secondo alcuni, un primo passo verso l'evoluzione molecolare, verso la complessità e quindi verso la stessa origine della vita. Cominciamo quindi il nostro viaggio con alcune banalità, se vogliamo. Universo, come tutti sappiamo, secondo la teoria più accreditata, ha avuto origine 15 miliardi circa, su per giù, 13 qualcosa in realtà, di anni fa, e dopo circa 180 secondi alla temperatura di 10 alla 9 Kelvin abbiamo la formazione dei primi elementi, quelli più leggeri, idrogeno, elio e una spruzzatina di litio, diciamo. E questa nucleosintesi è continuata per altri 10 alla sesta secondi fin tanto che la temperatura è scesa a 3000 Kelvin. Giusto per inserire queste scale all'interno dell'evoluzione dell'universo, abbiamo che le prime galassie si sono formate in un tempo che va da 10 alla 9 a 10 alla 6 anni con delle temperature intorno ai 20 Kelvin, mentre oggigiorno la temperatura, per così dire, basale dell'universo si attesta intorno ai 2,7 Kelvin. La tabella che vediamo riportata in pratica ci illustra quali sono le abbondanze relative degli elementi. Relative vuol dire che sono rapportate all'elemento più abbondante, vale a dire l'idrogeno, a cui si dà abbondanza 1. E sostanzialmente idrogeno ed elio sono quelli che si sono formati in corrispondenza del Big Bang, sebbene un po' di elio si sia formato anche successivamente con la nucleosintesi che avviene nelle stelle. Ora, inizialmente che cosa abbiamo? Abbiamo che l'attrazione gravitazionale di questa materia, sostanzialmente pochi elementi formati subito dopo il Big Bang, porta alla formazione delle protogalassie circa un miliardo, dopo circa un miliardo di anni, e da queste in regioni più localizzate continua l'evoluzione con la formazione delle galassie, tra cui la nostra, la Via Lattea, che si è formata a partire da una nube di idrogeno ed elio in lenta rotazione ed è composta sostanzialmente per il 96-99% da idrogeno. Essa, giusto per dare alcune informazioni, appartiene al cosiddetto gruppo locale che comprende circa 30 galassie, tra di queste la Via Lattea e Andromeda sono delle galassie a spirale molto luminose, e il numero di stelle stimato nella Via Lattea è di circa 4 per 10 alla 11, sebbene un numero preciso sia difficile da definire. E questo ci porta a parlare molto rapidamente delle stelle. Stelle di prima generazione sono venute a formarsi da nubi molecolari composte sempre da quei pochi elementi formati in seguito al Big Bang. Nube molecolare che cos'è? È sostanzialmente un agglomerato di quei gas lì, dove però le condizioni fisiche sono tali da permettere la formazione di idrogeno molecolare.
abbiamo riportato alcuni parametri che definiscono le dimensioni delle nubi molecolari, ma sostanzialmente, per fare la storia estremamente breve e dedicarci effettivamente a quella che è la chimica del mezzo interstellare, che cosa succede? Succede che l'attrazione gravitazionale tra questa materia porta al collasso della nube con la formazione di quella che è definita una protostella, la quale continua a ricevere materiale dal guscio di gas circostante. Questo fa continuare il processo di collasso, parallelamente innalza la temperatura, l'innalzamento della temperatura porta di nuovo l'idrogeno a dissociarsi, l'idrogeno poi si ionizza e praticamente i protoni liberi innescano il processo di fusione, e sicché la nostra stella sviluppa un vento solare, nasce e inizia a brillare. La cosa importante è che il processo di fusione che si verifica nel nucleo della stella porta alla sintesi di tutti gli elementi più pesanti rispetto a elio, a idrogeno, elio e litio, e porta alla sintesi di questi elementi più pesanti però fino al ferro, dopodiché ci si ferma e vedremo come saranno sintetizzati gli elementi più pesanti. Chiaramente, come tutte le cose, la stella ha un proprio ciclo, quindi muore, sostanzialmente muore quando ha finito il combustibile a propria disposizione, e per lo scenario di morte di una stella abbiamo due possibili situazioni che dipendono dalla massa della stella. Le stelle di massa più piccola finiscono in una nebulosa planetaria, vale a dire una nube di gas ionizzato che si espande lentamente. Le stelle invece di dimensioni più grandi danno origine ad un processo più energetico, vale a dire l'esplosione di una supernova. E l'esplosione di una supernova fa un sacco di cose. Punto primo, riesce a portare alla sintesi degli elementi più pesanti del ferro. In secondo luogo, grazie alla sua esplosione, immette nel mezzo interstellare tutti gli elementi che si sono generati durante la vita della stella, e non ultimo genera delle onde d'urto che creano delle fluttuazioni locali di pressione che sono in grado di innescare il collasso di altre nubi e quindi dare nuovamente il via al processo di formazione delle stelle. E chiaramente la morte di una stella va ad arricchire quello che è il mezzo interstellare diffuso degli elementi più pesanti. Ma il mezzo interstellare che cos'è? Non è altro che quel luogo dove si verranno a formare ulteriori stelle e ulteriori pianeti, dove in pratica l'attrazione gravitazionale ricreerà le nubi molecolari dal quale tutto il processo ricomincerà. E quindi abbiamo un processo continuo praticamente di arricchimento del mezzo interstellare di elementi più pesanti, molecole che si aggregano e quindi generano il processo di formazione e di evoluzione delle galassie, delle stelle e così via. Ora, le molecole in effetti sono presenti ad ogni stadio del ciclo del mezzo interstellare, e l'osservazione dello spazio interstellare ha avuto origine molto tempo fa, agli inizi del Novecento e precisamente nel 1904, con l'osservazione delle prime righe di emissione del calcio più. Successivamente, negli anni 40, sono state rinvenute, identificate le prime molecole, quali CH, CH+, e CN, e nel 1963 l'identificazione, la scoperta del radicale OH, parallelamente al 1968 con l'identificazione dell'ammoniaca verso il centro della Via Lattea, ha dato origine a quella che oggi è chiamata astrochimica, che è il soggetto di cui in effetti vi parlerò quest'oggi in questa chiacchierata. Chiaramente con il corso del tempo sono state scoperte molte altre molecole, ovviamente vederle tutte è pura utopia, ma vediamo qualche passaggio saliente. Abbiamo ad esempio metilformiato nel 1975, seguito dalla scoperta della formamide, molecola prebiotica
importantissima, nonché da molecole contenenti il gruppo CN, anche questo gruppo estremamente importante in prospettiva di formazione di building blocks biomolecolari. Saltiamo nel 2000 con l'osservazione della glicolaldeide, e questa osservazione è stata particolarmente importante a causa della formula bruta di questa molecola C2O2H4, che ha fatto sì che essa sia considerata, seppure impropriamente, il primo zucchero osservato nel mezzo interstellare, nonché è uno degli intermedi nella reazione che porta alla formazione del ribosio, costituente fondamentale dell'RNA, e tutto questo ovviamente ispira, come dire, il senso che effettivamente molecole complicate di interesse biologico possano venire a formarsi già nel mezzo interstellare. E recentemente a questo puzzle si è aggiunto un altro pezzo, cioè l'identificazione della prima molecola chirale nel 2016, e anche in questo caso chiralità ci richiama subito un po' a quello che siamo noi, alla vita. La vita sulla Terra in effetti richiede molecole chirali. Ora, queste sono alcune, quelle che vi ho presentato sono alcune molecole che nel gergo vengono chiamate molecole organiche complesse, dove chiaramente complesso è un termine relativo, e nello spazio complesso significa molecole organiche contenenti più di 6 atomi. E inoltre sono specie prebiotiche, in quanto sono specie che, subendo le opportune reazioni, possono dar luogo a quelli che sono i costituenti fondamentali delle molecole biologiche. Fino ad ora nello spazio sono state identificate circa 200 specie molecolari, alcune delle quali sono elencate in questa tabella. Che cosa osserviamo? Osserviamo che sono presenti composti dell'idrogeno molto semplici, idrogeno molecolare, acqua, ammoniaca e metano, ma sono anche presenti molecole organiche e catene idrocarburiche, quali ad esempio i cianopolieni di formula generale HCN volte e azoto, con numero di atomi di carbonio che va da 1 ad 11. E sono anche presenti composti ciclici, ma la cosa interessante è che questi composti ciclici sono a 3 termini, e sappiamo che composti ciclici a 3 termini sulla Terra sono molto reattivi, mentre lì se ne stanno belli, tranquilli, a fluttuare nelle nubi molecolari. Osserviamo anche che osserviamo intanto che sono presenti anche molecole, come dire, comuni, alcoli, aldeidi, chetoni, abbiamo acido acetico. Beh, in generale possiamo dire che gli elementi più rappresentati sono 12, quelli lì riportati, e soprattutto che quelli più abbondanti sono idrogeno, carbonio, azoto e ossigeno. Ora, osserviamo una rapida ispezione di questa tabella, ci fa anche capire una cosa, e quello che ci fa capire è che in effetti, malgrado le temperature del mezzo interstellare siano estreme, qualche Kelvin tra i 10 e i 20, è vero, in alcune regioni si possono raggiungere i 200, ma sono comunque condizioni estreme, le densità numeriche sono irrisorie, siamo sull'ordine di 10 alla 2, 10 alla 4 particelle per centimetro cubo rispetto alle 3 per 10 alla 19 dell'aria che respiriamo. E nonostante queste condizioni estreme, abbiamo l'evidenza che la chimica interstellare da un lato è ricca e varia, e dall'altro punto di vista l'osservazione di molecole che sulla Terra sarebbero molto instabili, anelli tensionati, radicali e ioni, ci fa anche comprendere che è una chimica governata dalla cinetica piuttosto che dalla termodinamica. E tutto questo, l'osservazione di queste molecole, ha anche portato a chiedersi come queste si possano essere formate e come esse evolveranno. Ora,
I processi che portano alla formazione di queste molecole, con specifico riferimento ai processi che avvengono nella fase gas, sono sicuramente molto attivi, però non sono sufficienti. Non sono sufficienti a spiegare l'abbondanza osservata di tutte le molecole, e per questo è stata invocato anche il contributo di una chimica superficiale che avviene sulla superficie dei cosiddetti polveri interstellari, che, di cui parleremo a breve. In particolare si è visto che un'elevata abbondanza di composti organici saturi, metanolo, formaldeide, suggeriscono un intervento di questi grani che funzionano come catalizzatori nei processi di idrogenazione. E questo è tanto più vero se osserviamo una cosa in questa tabella. Ovviamente magari adesso è un po' difficile da identificare, ma sono presenti moltissimi composti organici del carbonio insaturo, e malgrado stiamo parlando di un ambiente che è governato essenzialmente da idrogeno. Ed inoltre questi composti insaturi sono tendenzialmente lineari, quindi il numero di idrocarburi ramificati è molto basso. Chiaramente, se vogliamo parlare di chimica organica nel mezzo interstellare, dobbiamo parlare di chimica del carbonio. E la storia della chimica organica nel mezzo interstellare parte con la storia di come liberare il carbonio, perché generalmente questo carbonio è, per così dire, intrappolato, reso non disponibile, perché forma composti molto stabili, si trova sotto forma di composti molto stabili, quale monossido di carbonio e idrocarburi policiclici aromatici. Per liberare questo carbonio sono stati proposti anche in questo caso due diversi approcci. Il primo approccio è un approccio di tipo bottom-up, vale a dire si parte dal monossido di carbonio, che andrà a reagire con radicali e ioni presenti nel mezzo interstellare, formando così delle specie più reattive e pronte a, appunto, costruire passo dopo passo delle molecole di complessità via via crescente. L'altro approccio è invece un approccio di tipo top down, cioè che cosa assume? Assume che si parta da molecole che sono già relativamente complicate, idrocarburi policiclici aromatici, che questi si formano nelle stelle, praticamente vengono emessi poi nel mezzo interstellare, e questi subiscono dei processi estremamente energetici ad opera di radiazione UV piuttosto che di raggi X, e vengono, quelli più labili perlomeno, vengono frammentati, e un'ulteriore possibilità è data anche dalla reazione con specie radicali, che su tutte idrogeno e radicali ossidrilici, che possono, partendo dagli IPA, portare alla formazione ad esempio di acetilene, formaldeide, fino ad arrivare alle specie più piccole, CO2 e l'onnipresente CO in pratica. Onnipresente CO che, come alternativo cammino di reazione, può andare a assorbirsi sui grani di polvere interstellare, dove viene rapidamente, e rapidamente è una parola ovviamente non corretta per le scale dei tempi che avvengono nello spazio interstellare, ma diciamo efficacemente, ecco, forse è un termine più opportuno, efficacemente idrogenato a metanolo, formaldeide, eccetera. Ovviamente, una volta che le specie sono presenti su un grano, che cosa succede? Da qualche parte ci sarà una protostella che riesce a riscaldarlo leggermente, e queste specie così si desorbono e finiscono tutte quante in fase gas, dove possono diventare sostanzialmente a far parte di comete in via di formazione piuttosto che di planetesimi, e quindi entrare nell'inventario di specie organiche di quello che sarà domani un futuro pianeta. Alcune evidenze a favore di queste due teorie. Vediamo sulla sinistra una varietà di molecole organiche che è stata osservata nella tube molecolare Taurus, TMC1, e dall'altra parte invece a favore di quello che può essere un'ipotesi di rottura di molecole complicate, vediamo come gli idrocarburi policiclici aromatici siano stati osservati in due diverse sorgenti.
Osserviamo anche che i segnali caratteristici degli idrocarburi policiclici aromatici, gli assorbimenti nell'infrarosso, le emissioni nell'infrarosso ancora meglio, sono sovrapposti a una linea di base che diciamo è ondulatoria, linea di base che è dovuta a cluster, a complessi di idrocarburi policiclici aromatici che è stato stimato possano contenere fino a intorno a tra i 50 e i 100 atomi di carbonio, mentre l'impennata che vediamo all'estrema destra è invece dovuta a delle nanoparticelle, diciamo, di carbonio, dei nanograni di carbonio, ecco. Grani. Abbiamo detto poco fa che la chimica in fase gas non è sufficiente a spiegare tutte le specie osservate nel mezzo interstellare. Ed in effetti circa l'1% della massa dello spazio interstellare è presente sotto forma di grani di polvere, per l'appunto interstellare. Come si forma? Questi grani si formano, più o meno la formazione di questi grani ha inizio quando una stella inizia a morire. Quando la stella inizia a morire emette nello spazio interstellare delle molecole refrattarie, quali carburo di silicio e ossido di titanio, che sostanzialmente fungono da nuclei di aggregazione per altre particelle e quindi iniziano a raccogliere silicio e ossigeno dal mezzo interstellare per dare luogo alla formazione di silicati che sono stati osservati come spettro infrarosso registrato dall'Infrared Space Observatory. Su questi grani, su questi chiamiamoli cristalli perché effettivamente sembra che abbiano delle strutture cristalline molto simili a quelle che ci sono sulla Terra, su questi cristalli si vanno poi a depositare uno strato di molecole che a causa delle condizioni dà luogo a un mantello di ghiaccio in pratica, costituito prevalentemente da CO, CO2, acqua ed ammoniaca. La composizione specifica del grano invece dipende dalla nube molecolare dove questo si è formato. Se si è venuto a formare in una nube molecolare rarefatta, diffusa, avrà un core, un nucleo di silicato abbastanza sostenuto e un piccolo strato di ghiaccio, mentre se si viene a formare in quella che è una nube molecolare densa, lo strato di ghiaccio sarà, dove con ghiaccio intendo tutta una serie di specie ghiacciate, non solo acqua, sarà molto più cospicuo. Però al di là di questo posso dire che in effetti la nostra conoscenza della chimica superficiale è molto limitata, molto più limitata che non la chimica che si esplica in fase gas. Però il problema della mancanza di informazioni è un problema in effetti abbastanza trasversale che riguarda anche la chimica in fase gas. Ora, la modellazione chimica di una nube interstellare, seppure con un gran numero di approssimazioni, con un gran numero di assunzioni, è un problema trattabile, ma chiaramente per farlo abbiamo bisogno di una serie di informazioni. Queste informazioni sono chiaramente la composizione chimica e anche la composizione fisica, temperatura, densità e densità di radiazione, e abbiamo bisogno anche di comprendere un attimo quali sono i processi di trasporto, quindi diffusioni, collisioni, turbolenze. Se riusciamo a identificare questi parametri, che generalmente ci vengono da misurazioni in tipo astronomico, possiamo preoccuparci di mettere in piedi un meccanismo di reazione, ovvero un network di reazione che sia capace di spiegare la formazione delle molecole nello spazio interstellare. Nella figura è riportato a titolo di esempio un network di reazioni per la sintesi di molecole organiche contenenti carbonio in una nube molecolare densa. Una volta definito quello che è un meccanismo, un network di reazioni, è possibile quindi andare a risolvere delle equazioni cinetiche che ci vanno a descrivere quella che è l'evoluzione temporale della nube, vale a dire ci dicono quali sono le concentrazioni degli elementi e come queste variano nel tempo. E ovviamente le concentrazioni e i tempi di vita che noi otteniamo dal nostro modello devono essere
in accordo, o meglio, ragionevole accordo con quelle osservate mediante misure di tipo astronomico. E ora questi modelli, dobbiamo pensare, che vengono propagati nel tempo per milioni di anni, che significa che un piccolo errore all'inizio darà luogo ad errori enormi in output dal nostro modello di reazione del nostro network chimico. Dalla discussione capiamo che l'astrochimica sia un soggetto estremamente vario e che per una cospicua fruizione di questo soggetto abbiamo bisogno di svariate competenze che mettono assieme osservazioni astronomiche, modelli chimici, ma anche molto lavoro in laboratorio, ed è proprio quello di cui adesso vi vorrei un attimo parlare. Il primo passo, in effetti, per la costruzione di un modello capace di descrivere la chimica e l'evoluzione di una nube interstellare, ma lo stesso discorso lo possiamo fare anche per l'atmosfera di un pianeta, è l'individuazione delle specie presenti in questo ambiente. E questo viene fatto normalmente mediante tecniche di spettroscopia molecolare su tutte, spettroscopia nelle microonde e spettroscopia nell'infrarosso, dove allo stato attuale la spettroscopia nelle microonde la fa da padrone, grazie soprattutto alla sua sensibilità che ha portato allo sviluppo di radio osservatori estremamente potenti, e qua vi cito, giusto per così, il radio osservatorio ALMA, che opera appunto nella regione delle microonde. Ulteriori possibilità chiaramente sono date anche dalla spettroscopia infrarossa, e a breve dovrebbe essere previsto il lancio del telescopio James Webb, che ha lo scopo di sondare lo spettro elettromagnetico per l'appunto nella regione dell'infrarosso. Spettroscopia microonde, lo sappiamo benissimo, ma ricordiamolo un attimo, che cosa fa? Si vanno a vedere le transizioni tra livelli energetici quantizzati, vale dire discreti, delle molecole, livelli energetici rotazionali. In prima battuta questi livelli energetici rotazionali sono descritti da la costante o le costanti rotazionali che sono legate al momento di inerzia, vale dire a come la massa della nostra molecola è distribuita lungo gli assi principali di inerzia. E questo ci porta alla possibilità di poter identificare i diversi isomeri strutturali delle molecole e anche identificare molecole con diverse sostituzioni isotopiche. Discriminare mediante spettroscopia rotazionale già nel mezzo interstellare il CO contenente carbonio 12 dal CO contenente carbonio 13 è, non dico un gioco da ragazzi, ma ci si va abbastanza vicino. Per contro, spettroscopia infrarossa che cosa significa? Significa transizioni tra livelli energetici vibrazionali, e a differenza della spettroscopia rotazionale, che è intrinsecamente una tecnica ad alta risoluzione, la spettroscopia infrarossa può essere sia a media o bassa risoluzione, cosa che vediamo nel primo spettro riportato in alto, registrato ad una risoluzione di 0,2 cm alla meno 1, eventualmente degradando ulteriormente la risoluzione, la struttura fine che appare risolta può dar luogo ad un inviluppo della banda, ma se noi riusciamo ad aumentare la risoluzione con campioni in fase gassosa, arriviamo alla spettroscopia vibro-rotazionale, vale a dire spettroscopia infrarossa ad alta risoluzione, dove possiamo vedere che all'interno di una singola struttura vibrazionale risolta abbiamo una enormità di singole transizioni che sono tra livelli rotazionali appartenenti però a due diversi stati vibrazionali, mentre nella spettroscopia a microonde quello che noi andiamo a vedere sono transizioni tra livelli rotazionali appartenenti al medesimo stato vibrazionale.
Ora, per riuscire ad interpretare il dato osservazionale, vale a dire il dato raccolto dai diversi osservatori, osservatori che possono essere a terra ma che possono anche essere montati a bordo di satelliti, abbiamo quindi bisogno di caratterizzare preventivamente in modo molto accurato le nostre molecole, e tutto questo chiaramente viene fatto mediante misure di laboratorio. Misure di laboratorio che mirano a determinare i cosiddetti parametri spettroscopici. Parametri spettroscopici quali sono? Beh, quello che la fa da padrone chiaramente sono le frequenze delle transizioni in prima battuta, e poi quello che ci interessa saranno anche le intensità delle stesse. E frequenze e intensità delle transizioni sono caratteristiche intrinseche delle molecole, ma le nostre molecole, anche se sono in fase gas, interagiscono con l'ambiente, con le molecole circostanti mediante delle collisioni, e questo porta a voler determinare anche ulteriori parametri che si chiamano coefficienti di allargamento da pressione, che in pratica ci dicono di quanto si allargherà una riga spettrale in uno spettro ad alta risoluzione a causa delle collisioni con le specie che le circondano, a causa delle collisioni intermolecolari. Ed in effetti possiamo dire che lo spettro di una molecola si comporta alla stregua della sua firma, e le frequenze, da un lato, ci aiutano nell'identificare le specie in una data sorgente astronomica. Discorso completamente analogo lo possiamo fare anche per l'atmosfera del nostro pianeta. E, dall'altro lato, coefficienti di allargamento e intensità, essendo direttamente proporzionali alla pressione, ovvero essendo direttamente proporzionali alla concentrazione delle specie, ci consentono eventualmente delle determinazioni di tipo quantitativo. Quali sono i passaggi chiave per l'analisi di uno spettro in laboratorio? Con riferimento agli spettri ad alta risoluzione, il primo passaggio chiave, il primo step della nostra analisi, che cos'è? Sì, la possiamo definire analisi rotazionale o analisi vibro-rotazionale, a seconda che stiamo operando con spettri puramente rotazionali o con spettri vibro-rotazionali. In pratica, che cosa si fa? Si vanno ad assegnare le transizioni osservate in termini di numeri quantici rotazionali e vibrazionali. Queste frequenze di transizione sono quindi impiegate in uno step successivo di fit per andare a determinare gli opportuni parametri di un hamiltoniano vibro-rotazionale, parametri che saranno costanti rotazionali, costanti di distorsione centrifuga e così via. In questo modo riusciamo ad avere un'espressione che ci permette di andare a prevedere la posizione delle diverse righe, quindi a simulare lo spettro della specie in esame, cosa che è stata fatta nella figura, dove abbiamo che lo spettro in nero è lo spettro registrato in laboratorio, vediamo la sua assegnazione in termini di numeri quantici, e lo spettro invece in rosso è lo spettro ottenuto dalla simulazione una volta completata la procedura di fit e quindi la determinazione dei parametri spettroscopici. Secondo passaggio, si vogliono andare a determinare, della nostra analisi, si vogliono andare a determinare le intensità e i coefficienti di allargamento. Come si opera in questo caso? In questo caso lo spettro della molecola in esame, stiamo qui riferendoci come esempio all'SO2, rinvenuta in nubi molecolari, ma rinvenuta anche sull'atmosfera di Venere, su Venere e Marte, si va a registrare lo spettro in presenza di pressioni crescenti di un gas perturbatore che ai fini astrofisici sarà idrogeno ed elio, data la loro presenza ubiquitaria, ma può anche essere anidride carbonica, che può essere ad esempio interessante per quelle che sono le atmosfere dei pianeti rocciosi. Gli spettri così registrati, o meglio le singole righe che figurano in questi spettri, vengono fittate mediante opportune funzioni di forma che però devono rispecchiare la fisica del nostro problema. Una delle funzioni di forma più utilizzate è il profilo di Voigt. Perché? Perché sostanzialmente alla larghezza, alla forma di riga, contribuiscono due fenomeni principali nell'infrarosso e nelle microonde. Il primo fenomeno è l'allargamento
Doppler dovuto al moto termico delle molecole, e di conseguenza questo darà origine ad una forma di riga che è gaussiana perché rispecchia la distribuzione normale delle velocità di Maxwell-Boltzmann. L'altro processo che cos'è? Sono le collisioni intermolecolari che invece conferiscono alla riga una forma di tipo lorenziano. E poiché entrambi i fenomeni, effetto Doppler e collisioni molecolari, sono presenti, la forma di riga che andiamo ad osservare sarà data dalla convoluzione della gaussiana e della lorenziana, sfociando per l'appunto in un profilo di tipo void. Da questo fit è possibile quindi ricavare le larghezze collisionali, vale a dire le larghezze legate alla componente lorenziana del nostro profilo di Voigt, che in un passo successivo sono utilizzate in una procedura di fit lineare in funzione della pressione parziale di gas perturbatore, e il coefficiente angolare di queste rette ci rappresenta quello che è il coefficiente di allargamento, vale a dire quella quantità che ci dice di quanto si allarga la molecola in funzione della pressione di gas perturbatore. E sono validi per una data transizione e per un dato gas perturbatore, e da qui nasce la necessità di studiare un elevato numero di transizioni in modo da andare a studiare quale sia l'andamento dei coefficienti di allargamento in funzione numeri quantici, fino eventualmente ad ottenere una legge che ci permetta di prevedere coefficienti di allargamento anche per quelle transizioni che non sono state misurate direttamente in laboratorio. In riferimento alla spettroscopia infrarossa a media risoluzione, quando non è possibile registrare uno spettro infrarosso ad alta risoluzione, diciamo che ci si può accontentare, per così dire, di registrarlo a media risoluzione, e anche in questo caso l'analisi prevede due diversi step. Uno è l'analisi vibrazionale, vale a dire si misurano le frequenze e si cerca di assegnare le bande osservate nello spettro in termini di numeri quantici vibrazionali. L'altra è la determinazione delle sezioni d'urto d'assorbimento, vale a dire le intensità di banda, dalle quali però è possibile ottenere dei parametri estremamente importanti, quali i parametri di radiative forcing, che consentono di modellare i processi di trasferimento radiativo all'interno di una nube piuttosto che su un'atmosfera planetaria. Tutti questi parametri spettroscopici sono poi raccolti in opportuni databases, ne ho citati alcuni, che sono costantemente aggiornati in termini di molecole contenute in essi, accuratezza e intervallo spettrale. Tuttavia, l'analisi di uno spettro in laboratorio non è sempre così facile ed immediata, anzi non lo è quasi mai, e per questo motivo in tempi recenti il lavoro sperimentale sta venendo sempre più affiancato dalla simulazione computazionale condotta ricorrendo in pratica alla meccanica quantistica, dalla quale è possibile ottenere praticamente virtualmente tutte le proprietà di una molecola. E in effetti negli ultimi anni la chimica e la spettroscopia computazionale si stanno evolvendo rapidamente da un campo di ricerca estremamente specializzato in uno strumento altamente diffuso e utilizzato alla stregua di un qualsiasi altro strumento di laboratorio. E la rapida progressione della chimica computazionale ha portato il gruppo di ricerca presso cui lavoro, a sviluppare un software chiamato spettrometro virtuale, il quale vuole dare un accesso user-friendly a tutti agli sviluppi più recenti nel campo della spettroscopia computazionale, non solo per gli esperti del settore, velocizzando nel lavoro, ma anche ai non esperti, quali possono essere ad esempio dei chimici sintetici o chimici prettamente sperimentali. Questo software si compone di due moduli,
Il primo, VMS Comp, che è dedicato al calcolo quantum meccanico intensivo, il secondo, VMS Draw, che invece è un'interfaccia grafica che supporta l'utente nella preorganizzazione delle informazioni, nella preparazione dei file di input per questi programmi di chimica quantistica computazionale, ma soprattutto va ad analizzare il risultato numerico del calcolo. In effetti il risultato di una simulazione computazionale è un numero, scusatemi, è un file pieno di numeri. E questo VMS Draw che cosa fa? Va ad estrarre questi numeri e li presenta all'utente sotto forma di grafici bidimensionali, tridimensionali, mappe di calore, insomma, sotto forma di un'immagine, di un diagramma che sia immediatamente fruibile e immediatamente interpretabile. Inoltre fornisce all'utente una serie di tools per il confronto tra spettro simulato e spettro sperimentale per permettere l'analisi di quest'ultimo. Lo spettrometro virtuale supporta un ampio range di tecniche spettroscopiche, vibrazionale, infrarosso e Raman, con particolare attenzione agli effetti di anarmonicità, spettroscopia elettronica, eventualmente anche risolta vibrazionalmente, le analoghe spettroscopie chirali e anche le spettroscopie paramagnetiche EPR ed NMR. Recentemente è stato poi implementato, data l'importanza che ha per l'astrofisica, un modulo dedicato alla spettroscopia rotazionale, modulo che è stato recentemente utilizzato ad esempio per investigare lo spettro dell'etanimmina. Etanimmina è stata molecola rilevata in alcune nubi molecolari, si tratta di una specie prebiotica, poiché si tratta di un possibile precursore della glicina, e il passo successivo ideale sarebbe riuscire ad identificarla nell'atmosfera di Titano, atmosfera di Titano che è composta prevalentemente da azoto e metano, ma sono presenti anche, anche altri idrocarburi, ed è stato proposto che l'etanimina si venga a formare dalla reazione tra azoto ed etano. Vedremo a breve perché è importante la rivelazione di queste molecole nell'atmosfera di Titano. Ad ogni modo, in questo lavoro, che cosa è stato fatto? Come prima cosa, per riuscire ad identificare la molecola nell'atmosfera di Titano, è possibile, si spera, sfruttare il radiotelescopio ALMA, ma il lavoro del chimico di laboratorio quale deve essere? Deve essere cercare di estendere la nostra conoscenza spettroscopica nelle regioni operative di questo radiotelescopio, e di conseguenza lo spettro è stato registrato in laboratorio allo scopo di estendere la sua caratterizzazione verso i 300 GHz, e poi mettendo assieme il dato ottenuto in laboratorio sperimentalmente con la simulazione quantistica è stato possibile simulare lo spettro di ambedue gli isomeri E e Z dell'etanimina a diverse temperature, che sono lì riportate. Gli spettri più in alto si riferiscono alla temperatura di 10 Kelvin, mentre quelli, i due più in basso, si riferiscono alla temperatura di 100 Kelvin, e non ultimo è stato anche simulato lo spettro infrarosso di questa molecola, perché per il momento non ci sono dati in letteratura, dati di laboratorio, che abbiano caratterizzato sperimentalmente lo spettro di questa molecola in fase gas. Bene, abbiamo detto che il modello chimico, un primo passo per sviluppare un modello chimico dello spazio interstellare è l'osservazione delle specie presenti in questo spazio, e questo viene fatto con osservazioni di tipo spettroscopico. Il secondo passo invece è la compressione dei processi che portano alla formazione e all'evoluzione di queste molecole, e questo ci porta a parlare di meccanismi di reazione. Ora come ora, i modelli sviluppati per descrivere la chimica di una nube interstellare si basano su un set di alcune migliaia, intorno alle 5.000 reazioni tra all'incirca 450-500 specie, e i parametri termochimici e cinetici di queste reazioni sono anche questi raccolti in opportuni databases, ne ho citati alcuni, ma la riflessione
che dobbiamo fare è che chiaramente l'accuratezza raggiungibile da un modello astrochimico non può essere superiore rispetto all'accuratezza dei parametri termochimici e cinetici impiegati per descrivere le reazioni che ci interessano. E questo in realtà scoperchia un grosso problema, perché effettivamente solo una piccola frazione delle reazioni è stata studiata mediante opportune reazioni di laboratorio nelle condizioni che almeno cerchino di avvicinarsi alle condizioni del mezzo interstellare. Ma stiamo parlando di temperature dell'ordine di 10-20 Kelvin e densità numeriche di 10 alla 2 particelle su centimetro cubo, il che significa che in laboratorio abbiamo bisogno di operare a temperature criogeniche, raffreddamento ad elio, e operare vuoto spinto. E questo è estremamente difficile, in alcuni casi è quasi impossibile. Non ultimo, se noi cerchiamo di estrapolare, ad esempio, le costanti cinetiche ottenute per reazioni simili o per esperimenti condotti a temperature ordinarie della Terra, gli errori che commettiamo sono inaccettabili. E quel che è peggio è che in un network di reazioni che cosa abbiamo? Abbiamo che il prodotto di una reazione sarà il reagente della reazione successiva e quindi piccoli errori si propagano esponenzialmente lungo la nostra catena di reazioni. Pertanto emerge la necessità di caratterizzare in modo più accurato e completo i network di reazioni esistenti ed eventualmente proporne anche altri. Perché proporne anche altri? Perché abbiamo un preconcetto e il preconcetto che abbiamo è dato dalla chimica che siamo abituati a vedere qui sulla Terra. Ma la chimica degli spazi interstellari può essere estremamente diversa. Abbiamo visto che sono presenti specie instabili che se ne stanno lì tranquille e di conseguenza è opportuno anche iniziare a pensare in modo diverso senza essere necessariamente troppo affezionati alla nostra chimica terrestre. Ma resta comunque il problema del eseguire, come caratterizzare queste reazioni in quelle condizioni. Anche in questo caso, per fortuna, ci viene in aiuto la chimica computazionale. In effetti, per la chimica computazionale, le condizioni estreme del mezzo interstellare non sono di alcuna rilevanza. Ed in effetti, la chimica computazionale è stata definita come il miglior strumento terrestre per studiare le molecole nello spazio. Ma come funziona uno studio teorico di un meccanismo di reazione? Beh, come prima cosa dobbiamo identificare i possibili reagenti, ma questo lo dobbiamo fare tenendo presente quale sarà la composizione dell'ambiente astronomico che vogliamo studiare, e questo ci viene dalle osservazioni, chiaramente. In secondo luogo dobbiamo identificare i prodotti, tutti quanti, e individuare gli stati di transizione che li connettono. Una volta che abbiamo fatto questo, andiamo a calcolare in modo il più accurato possibile le energie implicate nei vari step e dobbiamo includere anche l'energia al punto zero. A titolo di esempio abbiamo qui riportata la reazione, un meccanismo di reazione proposto per la formazione della formamide. In pratica si parte dal radicale NH2 e formaldeide, entrambi presenti nel mezzo interstellare, e abbiamo un primo attacco, una reazione radicalica. Perché è importante una reazione radicalica? La reazione radicalica è importante perché il primo stadio della reazione non deve praticamente avere alcuna barriera di attivazione. Questo perché? Temperatura bassa. Temperatura bassa significa non abbiamo energia e quindi non c'è sufficiente energia per andare oltre ad uno stato di transizione. Una volta che si viene a formare il primo intermedio, abbiamo l'eliminazione di un protone passando per quello stato di transizione. Possiamo, utilizzando i parametri termochimici calcolati, andare a calcolare anche le costanti cinetiche, e questi parametri così determinati che cosa sono stati? Sono stati messi all'interno di un modello chimico per due diverse sorgenti astronomiche, ottenendo le abbondanze in funzione del tempo che vediamo lì riportate come delle righe continue.
E queste sono state confrontate con le abbondanze misurate e rappresentate da quelle fasce colorate e possiamo osservare che effettivamente il grado di accordo è molto buono e questo ovviamente non può che farci piacere. Ora, le ultime parole prima di concludere. Chiaramente l'osservazione di molecole prebiotiche, come quelle che abbiamo visto precedentemente negli spazi interstellari, ha portato a porsi delle domande su quale possa essere l'origine, per così dire, cosmica, se ci possa essere un'origine cosmica della vita. In merito all'origine della vita, le teorie più diffuse sono due, in verità sono tre, ma il creazionismo è un po' difficile da testare mediante esperimenti di laboratorio, quindi ci manteniamo sulle due classiche. La prima è la teoria endogena, secondo la quale ha avuto origine tutto sulla nostra Terra, in tale senso l'esperimento di Miller e Urey è stato una pietra miliare che però è stata contestata da alcuni, sostenendo che la complessità di un pianeta non è riproducibile da un'ampolla di laboratorio. E in tale prospettiva ecco che abbiamo l'importanza di Titano, perché Titano può rappresentare un laboratorio su scala planetaria per testare l'ipotesi endogena, in quanto è reminiscente di quelle che erano le condizioni di una Terra primordiale. L'altra ipotesi, la teoria esogena, secondo la quale le molecole biologiche, o perlomeno diciamo i loro precursori, si sono formati nello spazio e sono stati portati sulla Terra mediante, ad esempio, piogge di meteoriti, quindi protetti, per così dire, nel core di queste meteoriti. Ma la cosa importante è che queste molecole si siano evolute sulla Terra o che siano state portate su di essa dallo spazio, fatto sta che si sono evolute in forme di vita in un tempo estremamente, o meglio, relativamente breve. La Terra è una 4,5 giga anni, e la vita, secondo i rinvenimenti fossili, era presente su di essa già intorno ai 3,5 e anche qualcosa di più, numeri chiaramente indicativi perché la barra di errore di questi numeri è bella, bella corposa, diciamo. Nel ruolo di, o meglio, nel processo di evoluzione da semplici molecole prebiotiche a specie più complesse che sono sulla strada per i building blocks biomolecolari, le superfici minerali presenti sul nostro pianeta, sulla crosta terrestre, hanno sicuramente svolto un ruolo di primo piano, e questo è ormai riconosciuto, ed in effetti, giusto per dare così un incipit di quello che si è visto mediante la ricerca in laboratorio, si è visto che silice e biossido di titanio sono in grado di promuovere, senza nessun intervento, senza nessuna particolare trattazione, la polimerizzazione della glicina fino a formare oligomeri contenenti fino a 16 unità di glicina. E di conseguenza questo porta a chiedere i ricercatori a chiedersi qual è il meccanismo secondo il quale le superfici minerali riescano ad espletare questo effetto catalitico. E di conseguenza abbiamo bisogno di andare a studiare dettagliatamente ogni singolo step reattivo di questa chimica superficiale, a cominciare dal primo step, vale a dire l'incontro tra la molecola e la superficie, cioè l'assorbimento della molecola sulla nostra superficie. A tal fine la spettroscopia infrarossa rappresenta anche in questo caso un ottimo strumento. Perché? Perché lo spettro infrarosso della molecola assorbita differisce da quello della molecola libera, e quindi confrontando spettro di molecola assorbita e spettro di molecola libera riusciamo ad avere delle indicazioni su quali sono i siti favorevoli all'assorbimento e le principali modificazioni strutturali indotte dall'interazione con la superficie. Se poi noi riusciamo ad affiancare al dato prettamente sperimentale anche una simulazione atomistica computazionale, ecco che riusciamo anche ad individuare quale sia, per così dire, da un lato la configurazione di assorbimento più probabile e soprattutto quale sia
l'attivazione di alcuni legami per successive reazioni. Abbiamo ormai finito. A tal proposito vi presento uno studio fatto recentemente in merito all'assorbimento della glicolaldeide sul biossido di titanio. È stato fatto integrando teoria ed esperimento, sono stati simulati nello specifico 6 diversi modelli di assorbimento che differiscono per l'orientazione della molecola e per i gruppi funzionali coinvolti nell'interazione con la superficie. Sono state calcolate geometrie, energie e soprattutto gli spettri vibrazionali, che sono quindi stati confrontati con quelli registrati in laboratorio mediante riflettanza diffusa nell'infrarosso, utilizzando opportune camere ambientali che consentono operazioni in situ, e quindi dal confronto tra il dato teorico e quello osservato in laboratorio si è stato in grado di concludere che effettivamente modalità con cui la molecola si assorbe è rappresentata dal modello C3, vale a dire un'interazione tra l'ossigeno carbonilico e il titanio pentacoordinato superficiale, accompagnata da un legame ad idrogeno tra tra l'idrogeno ossidrilico della glicolaldeide e l'ossigeno bicoordinato della superficie. Ma la simulazione ha anche permesso di evidenziare come sia possibile la formazione, e mi sto riferendo a C5, in cui abbiamo la formazione di un anello tensionato a 3 termini e quindi di una specie potenzialmente reattiva per successive reazioni. E con questo ho finito. Un po' di bibliografia in merito alla parte iniziale e chiaramente grazie per la vostra attenzione. C'è qualche domanda? Ascolta, no, pensavamo. Per il fatto di... Allora, no, dobbiamo spostarci per il secondo tempo, diciamo così, la lezione della professoressa Capelli in sala Stemmi, quindi direi facciamo una pausa, un coffee break, beviamo un caffettino, mangiamo qualcosa e poi possiamo fare, se volete, le domande dopo l'intervento della Cappelli, così abbiamo un break, ci riprendiamo un po' e abbiamo la possibilità di spostarci, va bene? A dopo, quindi. Ma allora facciamo il break. Facciamo il break così, eh? No, così, ma anche per Duarte. Iniziamo questa seconda parte della discussione di oggi. E presento Chiara Cappelli, che io, essendo vecchio, me la ricordo quando era studentessa a Pisa, quindi sono rimasto indietro di qualche anno, diciamo. No, no, t'ho vista anche dopo, non è che l'ho lasciato da studentessa. E vabbè, quindi è con piacere che la presento qui. Chiara ora è docente qui alla Scuola Normale. E di strada, insomma, ne ha fatta parecchia da quando era studentessa. Ci parlerà della chiralità delle molecole, che era stata accennata anche da Nicola precedentemente, che anche nello spazio trovavano delle molecole chirali. Quindi questo mistero della chiralità forse, insomma, è più universale di quanto possa sembrare. Vediamo che ci dice Chiara. Allora, grazie, intanto confermo che Giovanni è stata una delle prime persone che io ho incontrato nei corridoi del vecchio Dipartimento di Chimica, perché diciamo il CNR conviveva con l'Università di Pisa, il Dipartimento di Chimica, allora noi studenti andavamo in giro nei corridoi e vedevamo, oltre ai nostri docenti, questi ricercatori CNR, così tutti, noi eravamo, devo dire che io ero molto intimidita, intimorita, poi c'erano i seminari, quindi insomma tutta una storia che... Questo sicuramente, ahimè. Vabbè, allora, io volevo parlare un attimo di chiralità dal mio punto di vista. Allora, io che faccio? Diciamo, mi occupo di chimica teorica e computazionale, un po' come Nicola. Diciamo, rispetto forse a Nicola, dal punto di vista ancora un po' più teorico. Cioè, il mestiere che faccio io è quello di... trovare dei metodi che di solito si basano sulla meccanica quantistica per calcolare un qualche tipo di proprietà di molecole.
e sistemi molecolari anche complessi. E in tutto questo, diciamo, la chiralità, per i motivi che poi vi dirò, è un aspetto, diciamo, che è molto intrigante, e però è anche molto complicato per quanto riguarda lo sviluppo dei metodi. Ora, invece di raccontarvi quello che facciamo veramente, e quindi la nostra attività, che diciamo implicherebbe un seminario essenzialmente di più o meno equazioni, formule, derivazioni, di cose di questo tipo, perché questo, diciamo, è il nostro pane quotidiano molto bello, che io posso dire, perché è una cosa che mi piace molto, però voglio invece girare il tutto dal punto di vista, diciamo, più applicativo, cioè darvi un'idea di quello a cui può servire anche in un ambito che non è un ambito prettamente di ricerca computazionale, quello che noi facciamo e che è specificatamente interessante per la chiralità. Vabbè, allora, per esempio, prendo questa molecola che si chiama limonene. Ci sarà un motivo per cui si chiama limonene e poi, diciamo, sarà abbastanza chiaro. Qual è il problema, o comunque una delle caratteristiche interessanti di questa molecola? Che se voi prendete questa struttura qua e guardate quell'atomo di carbonio lì, rispetto ad altri che sono presenti nella struttura, ha la caratteristica di essere legato a quattro sostituenti diversi. Questo, più, vista quella struttura lì, quella scrittura lì, c'è pure l'idrogeno, ok? Questo fa sì che questo sistema qui, io devo dire che quando parlo con gli studenti ho sempre difficoltà a far capire a loro che questa non è aromatica, ma è una molecola che è scritta così, però per prima cosa non è planare affatto, seconda cosa non è aromatica. Se fosse aromatica ovviamente non avremmo il carbonio chirale. Ma in questo caso qui ce l'abbiamo, e quindi vuol dire che quel centro lì è uno stereocentro e c'è un'ibridazione sp3. Come sapete, la caratteristica specifica del carbonio con questa ibridazione è che se voi prendete una struttura di questo tipo e quindi avete un carbonio chirale, quindi un carbonio sp3 con quattro sostituenti diversi, e considerate una struttura e la sua immagine speculare, queste non sono sovrapponibili, ok? Che è la definizione che noi diamo di base quando parliamo di chiralità agli studenti. È una definizione che non è l'unica che possiamo dare, perché vi ricordo che esistono delle strutture che sono chirali, per esempio gli alleni, quindi i doppi legami. Non sono carboni sostituiti con quattro sostituenti diversi, non sono carboni sp3, ma sono pure chirali, perché chiaramente il problema non è l'avere il carbonio con quattro sostituenti diversi, ma il problema è il gruppo di simmetria e in particolare l'assenza di simmetria. Ora, questa situazione qui, diciamo, della non possibile imposibilità, forse non so se si dice in inglese, secondo me si dice, delle due strutture speculari, vale anche appunto per la molecola di cui stavamo parlando prima. Per cui il limonene esiste in due forme enantiomeriche, la R e la S. Ho preso il limonene poi perché appunto ha una caratteristica specifica, non è l'unica e la sola, ci sono tantissime strutture. Comunque la chiralità, come penso che forse Nicola abbia già accennato e come poi vi dirò in seguito, è un elemento caratteristico che, diciamo, per quanto riguarda noi come esseri umani, vita, ma anche alcune, diciamo, delle caratteristiche del nostro ambiente, è fondamentale. Per esempio, i sali dell'acido tartarico, sapete che quando cristallizzano, appunto l'acido tartarico quando cristallizza in due forme che sono, diciamo, enantiomeriche. Questo è stato uno, diciamo, dei primi evidenze della presenza di queste strutture. Questa è un'altra visione della stessa cosa. Questi sono appunto due cristalli
ci sono anche altri, diciamo, oggetti che ci circondano che sono chirali. Se prendete questo oggetto qui, fate l'immagine speculare, ovviamente non si possono sovrapporre, come tutte le eliche, ok? E l'elica per noi è qualcosa di fondamentale. Un'altra cosa che è chirale sono le scale della Torre di Pisa, eccola qua. Quindi nell'architettura in generale l'elica, quindi l'idea di qualcosa di chirale ha sempre affascinato, questo diciamo un livello. Vedete che anche questa struttura qui, per esempio, è chirale. Come sono chirali le colonne di queste. Quindi quest'idea dell'elica, della chiralità, è qualcosa che comunque è pervasiva nel nostro ambiente. Vabbè, torniamo al limonene, che ho detto è una molecola chirale. E quindi ha i due enantiomeri R ed S. Okay? Come fa, il problema che io voglio oggi affrontare è come si fa a distinguere l'R e l'S, in modo particolare. Se io li scrivo sulla carta li distinguo, ma ammettiamo di essere invece chimici organici o comunque farmaceutici sperimentali e volere sintetizzare uno dei due, ok? Va bene, uno segue dei protocolli per la sintesi del limonene, dopodiché arriva alla fine al suo prodotto, vuol sapere se effettivamente ha sintetizzato il limonene, prima cosa, ma soprattutto vuol sapere se ha sintetizzato l'R o l'S. Ora, sapere se ho sintetizzato il limonene o una struttura che non c'entra nulla, perché magari la sintesi è andata male, si è spaccata la molecola e quindi ho prezzetti, è oggi come oggi una cosa abbastanza standard. Ci sono varie tecniche per farlo, potete fare cromatografie, potete fare analisi infrarossa, potete fare altri tipi, probabilmente NMR, e capite subito cosa ci avete davanti, perché chiaramente, diciamo, quando si parla di molecole sulla carta è tutto abbastanza facile. Quando io poi faccio una sintesi, quindi alla fine mi trovo, diciamo, un pallone di reazione con qualcosa dentro e voglio capire cosa c'ho dentro, questo è un livello, diciamo, di difficoltà ulteriore. Però con la cromatografia, con l'infrarosso per esempio mi dice che tipo di gruppo funzionale ho, quindi magari se è successo qualcosa per cui i doppi legami non ci sono più, lo vedo con l'infrarosso. Però il problema dell'infrarosso, per esempio, o anche diciamo della cromatografia, della massa, altre tecniche che si possono usare, è che se io prendo una miscela dei due, o comunque soltanto uno o solo l'altro, queste tecniche non riescono, cioè mi dicono sì, hai sintetizzato il limonene, punto. Non mi potranno mai dire se ho sintetizzato l'R o l'S. Perché? Perché il segnale spettroscopico in quel caso lì è lo stesso. Come sono gli stessi tutti questi indici chimico-fisici. Per cui se io prendo i due enantiomeri, la massa molare è esattamente la stessa, quindi se faccio un'analisi elementare mi viene lo stesso numero, faccio una massa, mi viene lo stesso numero perché non c'è motivo che ci sia una frammentazione diversa dei due enantiomeri, la densità è identica, l'indice di rifrazione è identico, sono entrambi incolori, punto di ebollizione è lo stesso e tutte le proprietà chimico-fisiche, se voi poteste misurare il delta H di vaporizzazione, è identico nei due casi. Tutte le, diciamo, proprietà che di solito utilizziamo, che si utilizzano nella sintesi, nell'ambiente, anche nell'ambito farmaceutico, per caratterizzare le molecole, vi danno la stessa risposta nei due casi. E quindi questo è un problema, perché poi in realtà uno si rende conto che invece sulla carta quelle due molecole lì non sono la stessa cosa. Ma c'è un altro aspetto. Ammettiamo di decidere di comprare il limonene. Allora guardate i cataloghi, quelli diciamo, le ditte che vendono il limonene, potete trovare
limonene, nella miscela cosiddetta racema, RS, oppure anche i due enantiomeri. Comprate entrambi gli enantiomeri, ce l'avete lì davanti, fate le vostre analisi, vi risultano, come ho detto prima, con le tecniche standard totalmente identici, però se voi provate ad annusarli, questo qua sa di agrumi e questo qua di pino silvestre. Okay? E, beh, e questo è già un primo diciamo, indice molto importante. Quindi questo vuol dire che noi, quindi se io utilizzo le normali tecniche standard di caratterizzazione, quei due sono la stessa molecola, ma se utilizzo me stesso come analizzatore, io lo capisco che non sono la stessa molecola, perché una ha odore di limone, arancia, e quell'altra ha un odore che per noi e per me, per voi, chiunque di voi, è totalmente diverso. Quindi vuol dire che io sono un detector, noi siamo dei detector per queste proprietà. E è proprio così. È proprio così. E che cosa succede? Succede che noi riusciamo a distinguere i due perché noi stessi abbiamo la stessa loro proprietà, cioè noi siamo organismi che sono chirali. Ora, che siamo chirali lo vedete, cioè si vede subito, ok? Le mani nostre sono chirali. Già, diciamo, come è fatto il nostro corpo, si vede che noi siamo, diciamo, degli organismi chirali, e si vede ancora di più se voi andate a livello del microscopico, perché noi siamo costituiti di proteine che sono, diciamo, aggregati di amminoacidi, e i nostri amminoacidi e le nostre proteine sono state create in modo tale che abbiano tutte la stessa forma enantiomerica. Tant'è che si utilizzano, diciamo, l'analisi chirale si può anche utilizzare per capire se io ho davanti a me una sostanza naturale o una sostanza che non è naturale. Perché la natura e noi stessi sintetizziamo solo uno dei due enantiomeri. E questa è appunto la caratteristica che noi abbiamo, per esempio, nei recettori del nostro naso. Quello è un po', diciamo, uno schema. Noi abbiamo dei recettori fatti in un certo modo, per cui, diciamo, sono sensibili in modo diverso a una delle due forme. Questo è stato utilizzato, viene utilizzato per esempio per cercare di sviluppare sistemi artificiali per fare mimare quello che è il nostro olfatto. E vabbè, e quindi noi ce ne accorgiamo, praticamente tutte le sostanze che voi sentite, che abbiamo intorno, che noi appunto di cui percepiamo odori diversi, lo sono proprio per queste caratteristiche. Ma c'è qualcosa di più che può essere un vantaggio enorme, stratosferico da un punto di vista, ma un danno e un disastro da un altro. E per introdurvi questo, leggiamo questo passo di questo libro. Questo libro è Alice attraverso lo specchio. E allora Alice dice a Kitty, che sarebbe sua gattina, come abiteresti, cioè ci staresti nella casa al di là dello specchio? Ci sarà per caso del latte? Magari il latte al di là dello specchio non è buono da bere. Beh, è un passaggio che è interessante e soprattutto pone questa domanda, ma io lo berrei il latte oltre lo specchio? Forse non è una buona idea. Perché? Ci sono dei casi, purtroppo, che lo dimostrano. Per esempio, questo qua, storia di altri tempi, la talidomide. Allora, la talidomide è una molecola, è scritta lì, come vedete è chirale, ok? C'è il carbonio, questo, se io trovassi la fantastica canna che abbiamo, perché questo mi sa che... Vabbè, non so se vedete qualcosa. Comunque qua c'è uno stereocentro. La talidomide ha due enantiomeri, l'R e l'S. E veniva utilizzata molti anni fa
perché sembrava, e poi vi spiego perché voleva, dico sembrava, che avesse effetti antinausea molto forti e quindi veniva utilizzata in modo particolare per spegnere la nausea dovuta alla gravidanza. L'unico problema, e il grosso problema, che poi ha portato dei problemi molto gravi, è che l'industria farmaceutica, siccome diciamo, fare sintesi enantioselettive per solo uno dei due è un qualcosa che è molto economicamente diciamo, problematico, sintetizzava il racemo, vendeva il racemo e somministrava alle donne in gravidanza il racemo. Col problema che poi ci si rese conto che succedeva purtroppo cioè aveva un grosso effetto collaterale. Perché? Perché uno dei due aveva effetto antinausea, l'altro ha effetti teratogeni. Quindi forse bere il latte oltre lo specchio non è una grande idea, perché potrebbe succedere qualcosa di questo tipo. Ora, questo è un caso veramente emblematico, molto, che ha dato purtroppo delle conseguenze molto gravi. Ci sono altri casi che magari sono meno gravi, ma che dal punto di vista nostro, dal punto di vista farmaceutico, lo sono altrettanto. Per esempio, l'omeprazolo, quella cosa che prendete se avete l'ulcera gastrica, vi fa male allo stomaco, beh, funziona solo l'S, se vi danno l'R non funziona. Tant'è che alcune aziende farmaceutiche si sono rese conto di questo e quindi invece di somministrare, comunque di dare l'omeprazolo racemo, in cui magari uno dava il 200 mg ma l'effetto era quello ovviamente del 100 mg perché l'altro enantiomero è totalmente inerte, hanno deciso di commercializzare a più del doppio del prezzo ovviamente l'enantiomero puro. Il naproxene, un'altra cosa che si utilizza, funziona solo l'S. La penicillina è pure una cosa chirale. Tutti i farmaci sono chirali. Se avete qualcosa di non chirale, tipicamente, ora non voglio generalizzare, però molte volte i farmaci anticancro non sono chirali. Okay? Il fatto che non siano chirali fanno sì che vanno, si inseriscono per esempio nel DNA e bloccano la replica. Okay? Non sono riconosciuti, cioè il nostro organismo non riesce a riconoscere o comunque ha degli effetti negativi nel momento in cui gli viene somministrato qualcosa che non è chirale. Questo è un altro caso, un farmaco si chiama Ritalin, che viene dato ai bambini e, per il deficit di iperattività, okay? Quindi bambini iperattivi, col problema che questo enantiomero qua, diciamo, ha effetto effettivamente contro l'iperattività, quell'altro è un antidepressivo, quindi magari c'ha proprio l'effetto contrario. Non è l'unico caso, ci sono altre, la nicotina, chi di voi fa uso di nicotina in realtà sta prendendo una molecola chirale, le metanfetamine, la metanfetamina, quella che qui è riportata a sinistra, è quella che noi chiamiamo l'anfetamina, ha preso le anfetamine, quindi è una droga. Quella a destra sta nel VIX inalante, non è una cosa che droga, insomma, è una cosa che serve per diciamo, decongestionare le vie nasali. Cioè, vi rendete conto evidentemente l'effetto che ha sul nostro organismo prendere uno o l'altro è devastante. L'ibuprofene, anche questo, che penso sia uno dei farmaci assolutamente più usati al momento in tutto il mondo, diciamo, l'attività è dovuta all'S, l'R non è attivo, sembra che non sia tossico, però sicuramente non è attivo, cioè non è un analgesico. Non sono gli unici casi, ovviamente noi abbiamo il DNA, che è una struttura chirale, e questo, il fatto che il DNA sia chirale, il DNA è chirale perché è un assembling di amminoacidi che hanno tutti la stessa chiralità e quindi non si possono assemblare in un modo diverso. Come è chirale questa cosa qui? Questo qui è il collagene. Okay? Il collagene addirittura avete 5 triple eliche accoppiate a pentagono. Quindi il massimo del il collagene ha le sue proprietà proprio per questo.
Ora, qual è, diciamo, il messaggio? Il messaggio è che è molto importante, quindi, in alcuni casi vitale, definire se io ho davanti, magari sperimentalmente, uno, un enantiomero o l'altro, ok? Per esempio, io non sono grande esperta di questo, però appunto nei protocolli, per esempio, REACH, quindi sulla, anche sulla, diciamo, l'analisi di quello, delle sostanze che vengono prodotte dall'industria, nel caso di molecole che possano avere, diciamo, forme enantiomeriche diverse, ci sono degli obblighi sulla loro caratterizzazione. Perché appunto in alcuni casi possono avere effetti devastanti. E quindi la domanda a cui io volevo rispondere un po' oggi è: come si fa a stabilire, magari sperimentalmente, se io ho un enantiomero oppure un altro? Vediamo a cosa serve soprattutto la chimica teorica in tutto questo. Ah, e per inciso c'è un altro aspetto che è interessante, che è quello a cui accennava Nicola. Questa molecola, l'ossido di propilene, anche chiamato metilossirano, di cui parlerò poi dopo molto nei dettagli, è, ora non si vede molto, ma insomma è un ciclo a tre, quindi due carboni e un ossigeno con un metile qua. È una molecola chirale, è stata diciamo, vista nel mezzo interstellare. Questa è una molecola che ha una sua chiralità, quindi potrebbe essere un precursore chirale, perché rimane ancora da scoprire. Questo è uno dei grandi misteri, secondo me, della scienza in questo momento, particolarmente delle scienze molecolari: perché la vita sulla Terra è omochirale? Perché? Perché mai? Cos'è stato che ha portato una scelta chiara su, diciamo, una delle due forme enantiomeriche rispetto all'altra? Sicuramente non è una scelta energetica, perché l'energia di due enantiomeri è assolutamente identica. Fatta eccezione per un qualcosa che ormai è diventato un paradigma, che si chiama violazione di parità. In effetti, se andate, diciamo, in teoria relativistica, vi rendete conto che esiste una correzione che è diversa per i due enantiomeri. Ci stanno studiando tanto. Se qualcuno mai misurasse l'energia di parity violation, sicuramente prenderebbe il premio Nobel, come minimo, e forse quello riuscirebbe a farci capire come mai questo è successo. Però, per ora, diciamo, se uno fa una sintesi, o comunque io faccio un esperimento per ottenere uno dei due enantiomeri, quello che ottengo è il 50% di uno, statisticamente il 50% dell'altro, perché energeticamente non riesco a guidare la sintesi in uno dei due casi. In realtà la sintesi si guida, perché altrimenti i farmaci non esisterebbero. E come si guida? Facendo interagire con substrato chirale. Se io faccio interagire qualcosa su un substrato chirale, l'interazione è diversa, e come con noi. L'interazione ibuprofene S con noi è diversa da ibuprofene R, quindi queste sono le cose che si utilizzano. Va bene, allora, come si fa a assegnare la configurazione assoluta? E come fanno? In realtà, diciamo, anche oggi come oggi, per esempio, nelle aziende che sintetizzano molecole chirali. Ma un modo è quello che vi dicevo. Bene, lo faccio e faccio la mia sintesi, faccio interagire il mio prodotto di reazione con un substrato chirale e capisco se ho un enantiomero o l'altro. Questa è una cosa che non solo è macchinosa da fare, è molto costosa e soprattutto diciamo, richiede che io sappia a priori quello che sarà il mio risultato. Cioè, io devo conoscere a priori quale dei due enantiomeri reagisce più probabilmente con il substrato chirale che sto usando. Okay? Se uso substrati naturali non ci sono problemi. Per esempio, solitamente quello che si fa, se uno vuol fare una risoluzione di un racemo, quindi io ho sintetizzato un racemo, voglio in qualche modo isolare uno dei due enantiomeri, che cosa faccio? Compro
enzimi estratti da un qualche tipo di batterio naturale. Quelli sintetizzano solo un tipo di enzima e quell'enzima lì è attivo solo sulla forma, diciamo, su una delle due forme, e questo lo sappiamo, e quindi questo è un modo per fare la risoluzione, perché magari l'enzima cattura l'enantiomero che non voglio e rimane nella miscela quello che invece voglio, o viceversa, l'enzima cattura quello che voglio e poi in qualche modo stacco quello che voglio dall'enzima. Però è macchinoso da fare. Allora esistono altre tecniche, per esempio le tecniche che oggi come oggi sono quelle più usate è di declinare in senso chirale quello che noi facciamo in senso achirale. Cioè, se io faccio una sintesi non chirale, quello che poi faccio alla fine per capire se ho avuto il prodotto di reazione che voglio, la resa e cosa ho ottenuto, faccio un'analisi spettroscopica. Quindi fate un infrarosso per vedere i gruppi funzionali che avete. Potete fare un NMR, per esempio, potete fare un'analisi magari nell'UV visibile, solitamente un pochino più complicata poi da analizzare, perché l'UV visibile è meno sensibile, diciamo, alla struttura molecolare rispetto, per esempio, certamente all'infrarosso. E quindi quello che è stato sviluppato negli anni è stato il tentativo di declinare queste tecniche in senso chirale, cioè posso fare un'analisi infrarossa chirale? Posso fare un'analisi in luce UV visibile chirale? Sì, si possono fare. Perché? Perché se io prendo una luce polarizzata, per esempio questa è una luce circolarmente, diciamo, polarizzata, la faccio interagire con i due enantiomeri, siccome la luce è chirale, l'enantiomero è chirale, ottengo una risposta che è diversa. E quindi io quello che posso fare è prendere una luce di queste, magari nell'infrarosso, che è uno dei range, diciamo, che a me piace di più. Perché mi piace l'infrarosso? Perché l'infrarosso è quello, tra tutte le tecniche spettroscopiche, che vi dà più informazione proprio chimica sui gruppi che voi avete. Perché vedete se avete un gruppo, per esempio, carbonile, vedete un gruppo H, vedete l'aromaticità, e in più riuscite magari a vedere l'eccesso enantiomerico, comunque l'enantiomero che voi avete. Infatti si può fare, questa è una molecola chirale, e se io prendo i due enantiomeri di quella e li analizzo in luce circolarmente polarizzata nel range dell'IR, questi sono numeri d'onda IR, ottengo in un caso lo spettro rosso e in un caso lo spettro blu. Ok? Ora, non so se si vede bene su questo schermo, però lo spettro rosso è l'immagine speculare dello spettro blu rispetto allo zero. Okay? Quindi quest'idea di specularità si vede anche in spettroscopia. Quindi se io analizzo quello che lì è scritto più, che potrebbe essere l'R per esempio, ho lo spettro blu, prendo l'S, ho esattamente lo stesso spettro, però in segno negativo. Questo è fortissimo per l'industria. Perché è chiaro a quel punto, ho ottenuto lo spettro rosso, c'ho il meno, ho ottenuto lo spettro blu, c'ho il più, punto. E quindi so che cosa c'ho. Questa tecnica qui si chiama dicroismo circolare vibrazionale, è una delle tante che si possono usare. Il limonene, per esempio, quello che vi ho fatto vedere prima, questo è un range appunto infrarosso, anche abbastanza ad alti numeri di onda. Se voi avete l'S, avete lo spettro, questo a punti neri, se avete l'R, avete i circoletti bianchi. Vedete anche qui chiaramente che sono uno l'immagine speculare dell'altro. Okay? Quindi con queste tecniche si possono determinare, si possono vedere, diciamo, queste caratteristiche. Con un problema che ora vi dico, non sono le uniche tecniche, l'altro è questo, la rotazione ottica. Rotazione ottica è una cosa proprio, una tecnica vecchissima che utilizza in questo caso luce linearmente polarizzata, misura la cosiddetta rotazione specifica, cioè l'angolo di rotazione del piano della luce polarizzata prima e dopo il passaggio sulla sostanza chirale. Risultato, per esempio i due glucosi D ed L
danno una rotazione ottica che è una all'opposto dell'altro. Okay? Quindi anche qui specularità, prolina, stessa cosa. Se invece utilizzate una molecola achirale, ovviamente questo numero qui è zero, come lo spettro che vi ho fatto vedere prima, se avete il racemo è zero. Cioè io posso sapere che ho un racemo perché lo analizzo con quella tecnica e mi viene uno spettro zero. Benissimo, è un racemo. Oppure utilizzo la rotazione ottica e mi viene zero. Questo è l'unico modo. Quindi se avete una rotazione ottica o uno spettro zero, o avete un racemo 50 e 50, o avete una molecola che non è chirale. Vabbè, e questo sembra tutto facile. Ovviamente le aziende che fanno sintesi sanno tutte queste cose, però non sanno una cosa, e questo è un problema grosso. Cioè, io qui vi ho detto, per esempio, che l'S limonene è quello con i circoletti neri, diciamo, solidi, e l'R è il cerchietto invece non solido. Lo posso sapere a priori? Cioè, mettiamo che io sto sintetizzando una sostanza ignota, più o meno, comunque di cui non ho fatto prima un'assegnazione di questo tipo. Beh, vedo uno dei due spettri. Come si fa assegnare lo spettro all'R o all'S? Cioè, come faccio io a determinare la configurazione assoluta? Che sembra, appunto, quando io ne parlo, sembra un po' un discorso, dice, ma vabbè, questa va a cercare le cose. No, vuol dire che se io sbaglio, do la talidomide quella teratogena. Ok? Quindi, cioè, siamo, per l'industria farmaceutica è qualcosa che è fondamentale. E c'è un modo per farlo, e il modo è quello di confrontare il dato sperimentale col calcolo. Okay? Quindi, diciamo, il calcolo è l'unico modo che voi avete univoco per determinare il segno giusto di uno dei due enantiomeri. Ok? Sempre che il calcolo sia fatto bene, e qui è il nostro mestiere, perché il calcolo potrebbe essere fatto malissimo, e allora se il calcolo è fatto malissimo, e vi farò vedere che il calcolo può essere fatto talmente male da sbagliare tra i due, allora restiamo punto da capo, o meglio, siamo ancora peggio di punto da capo, perché magari penso di potermi fidare, e invece è una tragedia. E come si fa? Allora si utilizza un approccio appunto di calcolo, un approccio virtuale. Ora, in tre parole, cosa vuol dire fare un calcolo? Fare un calcolo vuol dire fare un modello. Quindi io devo prendere il mio sistema e crearne un modello. È un modello che deve essere matematico, perché devo fare un calcolo matematico. Okay? Vi assicuro che i calcoli che facciamo noi e le equazioni che risolviamo noi sono molto matematiche e molto difficili e molto complicate. Ok? Soprattutto perché in questo caso quello che io devo fare è creare un modello per la molecola chirale, quindi con queste caratteristiche, che interagisce con una luce chirale. Ok? Quindi ci devo mettere la molecola con tutte le sue componenti, la radiazione, e già lì non è banale, ma devo prendere una radiazione che abbia una certa polarizzazione, ok? Ulteriore problema, diciamo, di complessità. Però si può fare, ok? Negli anni sono state fatte, diciamo, sono state sviluppate teorie e metodi per fare questo. Alla fine, diciamo, è l'equivalente di tutto ciò, cioè lo sperimentale, quindi l'approccio a cui noi siamo più abituati, quello sperimentale, che cosa fa? Voglio studiare un certo campione, mi compro un setup sperimentale, faccio la misura sperimentale, faccio un trattamento statistico e alla fine ottengo, per esempio, uno spettro. Okay? Il computazionale teorico che cosa fa? Beh, non compra nessun campione, evidentemente, per nostra fortuna, Monica, se no sarebbe disperata, ma lo definiamo, okay? E poi vi dico come si fa a definirlo. Decidiamo che cosa vuol dire per noi molecola, cioè perché mai un aggregato di atomi si crea una molecola? Perché ci deve essere una qualche tipo di forza che la tiene diciamo, insieme. Okay? E questo è un problema importante, perché se sbaglio
la mia definizione di campo di forza, cioè la definizione di come mai quella struttura lì è una molecola, magari poi il risultato mi viene male, ok? Non mi serve di comprare nessun setup sperimentale, ma mi devo fare un programma e avere un computer, magari anche abbastanza grande, tipo quelle cose che abbiamo noi qui a Smart, faccio il calcolo e ottengo il risultato. Ok? Quindi il parallelo è esattamente questo. Questa scienza qui è abbastanza recente e secondo me, diciamo, il primo segno che tutto ciò esisteva è questa cosa qua, cioè nel 98 hanno deciso che la chimica teorica e computazionale esisteva a livello tale per cui Kohn e Popol hanno preso il premio Nobel. Mi piace citare il 98, è l'anno in cui mi sono laureata io, quindi si parla effettivamente. Erano gli anni del dipartimento, ok? Benissimo, come si fa a definire il sistema? Eccolo qua, come si fa a definire il sistema? Cioè se io devo prendere e fare un calcolo su una molecola, devo dire, bene, cos'è per me il metano? Sono 5 atomi con queste coordinate, ok? Quindi la definizione del sistema, nel nostro caso, è abbastanza semplice. Ci sono ulteriori problemi che poi vi dirò, perché potrebbe anche non essere sufficiente fare una definizione così. Comunque, vabbè, diciamo, dobbiamo ottenere una matrice di coordinate, quindi atomi nello spazio in certe posizioni, ok? Poi però, come vi dicevo prima, devo capire o comunque definire perché un assembling di atomi messo così, secondo me, è una molecola. Quindi ci deve essere qualche forza che li lega, ok? E lì posso definirlo in due ambiti. L'ambito della meccanica quantistica, in cui la caratteristica essenziale è vedere l'atomo come nucleo ed elettroni, o l'ambito classico in cui voi vedete semplicemente delle palline, cioè dei nuclei classici, utilizzate la meccanica classica, ok? C'è una bella differenza tra le due, ok? Questo è quello che si usa per il moto dei corpi. Tipicamente la molecola non è un corpo materiale, ci sono molte evidenze che questa teoria qui non funziona e dovete usare la meccanica quantistica. Vabbè, lascio perdere questa cosa qui e quindi diciamo l'approccio che noi utilizziamo è quello della meccanica quantistica, che ha dei difetti, cioè ha tanti pregi, perché come vi dicevo dà una definizione fisica coerente e consistente dei sistemi molecolari, perché tratta l'elettrone, l'elettrone c'è, e soprattutto nel nostro caso, quando io devo fare interazione di una luce con una molecola, l'interazione è di tipo elettronico, tipicamente. Cioè non potete lasciare da parte l'elettrone, perché altrimenti se io prendo una luce e la faccio interagire su un corpo materiale, quello non si muove, la molecola sì. E questo lo devo dire. Difetti della meccanica quantistica, i calcoli sono abbastanza pesanti, comunque si fanno, e si fanno, e che si fa? Si risolve l'equazione di Schrödinger, quindi diciamo il mestiere, quello che vi dicevo prima delle equazioni e simili, è prendere questa equazione qui, specificarla in vari ambiti. Va bene, quindi con la meccanica quantistica si riesce a fare, a modellare per esempio le spettroscopie che vi dicevo. Allora io ho preso, cosa ho fatto qualche anno fa, dopo aver tirato fuori tutti i modelli raffinatissimi per studiare queste cose, ho provato a prendere l'ossido di propilene, cioè quella cosa, quel ciclo a 3, 2 carboni, un ossigeno con un metile, e ho provato a fare dei calcoli. E ho detto, vabbè, secondo me, e comunque gli dati sperimentali che avevo, che volevo riprodurre, mi dicevano che non si riusciva a calcolare, a misurare, questa è la rotazione ottica del metilossirano in fase gas. Ma loro che facevano gli sperimentali? Lo prendevano e lo mettevano in soluzione, ok? Primo problema, a seconda della, questo è l'esperimento, a seconda della soluzione e del solvente che usavano, veniva un dato, un numero, viene un numero sperimentalmente diverso, ok? Questo è un primo problema, ok? Allora, siccome diciamo, in realtà il mestiere che faccio io è quello di sviluppare metodi per il calcolo di osservabili spettroscopiche in soluzione,
questo proprio è esattamente, diciamo, quello che volevo ottenere. E quindi ho provato a mettere su il mio modello, per il calcolo quantistico di questa cosa, utilizzando una visione del mio sistema molto semplificata. Cioè, io ho detto, bene, il mio metilossirano è quello che interagisce con la radiazione. Lui sta in soluzione. Secondo me il solvente non ci interagisce con la radiazione e quindi consideriamolo un mezzo dielettrico che mi semplicemente sta intorno alla mia molecola. Sembra un approccio abbastanza, diciamo, ragionevole e in molti casi anche molto accurato. Se però voi lo applicate a questo caso qui, vi rendete conto che rispetto all'esperimento, per il metilossirano in ciclo esano non è male, non è, diciamo, è decente per il CCL4, non è particolarmente buono per il benzene, ma il segno, vi ricordo che il segno è quello che interessa agli sperimentali, perché un enantiomero ve lo dà positivo, l'altro ve lo dà negativo. Quindi se sbagliate il segno, sbagliate tutto. Qui, diciamo, il valore assoluto è sbagliato, ma il segno è giusto. L'acetone non viene male, l'acetonitrile non viene male, l'acqua è una cosa tragica. Perché? Perché il valore assoluto è decente, ma il segno è sbagliato. Questo vuol dire che se io invece del metilossirano avessi avuto la talidomide e facevo un calcolo come lo voglio fare io e lo confrontavo con l'esperimento in acqua, sbagliavo la configurazione, cioè dicevo allo sperimentale guarda, vai tranquillo, hai sintetizzato quella che non è teratogena, e invece era esattamente il contrario. E qui noi, diciamo, qualche anno fa ci siamo fermati a pensare, abbiamo detto, questo è un problema. Perché è un problema? Primo problema perché è l'acqua. Per quanto io riesco a capire, la maggior parte dei farmaci, se non tutti, vengono somministrati in acqua, vengono sintetizzati e poi sciolti in acqua, gli esperimenti si fanno in acqua. Quindi se io sto tirando fuori un modello che in acqua non è buono, è un problema, è un problema importante. E allora abbiamo cominciato a lavorare cercando di riprodurre questo dato. Per riprodurre questo dato ci siamo messi a sviluppare modelli. In modo particolare abbiamo detto, voglio un modello che mi studi la spettroscopia chirale di questa molecola in acqua. E così abbiamo fatto. Perché questo è importante? Ci siamo resi conto, di cosa ci siamo resi conto? Che in queste proprietà qui, quello che è importante è da dove vi viene la proprietà. La proprietà non viene soltanto dalla molecola in sé, che è chirale, ma viene da tutto l'insieme. Cioè la molecola con l'acqua intorno, oppure per esempio la molecola con il benzene intorno, vi dà una risposta che non dipende solo dalla molecola chirale che ci state mettendo, ma anche dal solvente. Fino al punto che abbiamo fatto un esempio. Prendo il mio sistema, molecola con acqua, levo la molecola chirale, calcolo il valore per la sola acqua e mi viene un valore che non è zero. Quindi vuol dire che lì c'è un effetto. E questo si chiama chiral imprint. Il chiral imprint è un imprinting chirale che una molecola chirale mi dà su un substrato che non è chirale. Per come la vedo io, c'ha a che fare con l'omochiralità. Perché se una molecola chirale, una volta che viene sintetizzata, si scioglie in acqua, riesce nell'intorno a darmi una chiralità del mio ambiente, potrebbe essere che questo in qualche modo mi poi, diciamo, sia un precursore di chiralità in futuro. Potrebbe essere, nessuno di noi lo sa, qualcuno prima o poi lo scoprirà. Ok, quindi volevamo trovare un modo di studiare quella cosa lì. E allora che cosa abbiamo fatto? Se io devo studiare questo e quindi, diciamo, la mia proprietà non è più la proprietà della singola molecolina che io vi ho scritto lì, carbonio in queste coordinate, idrogeno in altre coordinate, ma è un problema a un livello, diciamo, di sovrastruttura, il mio primo problema è capire a che livello mi fermo nella definizione del mio sistema. Cioè,
Magari il calcolo che vi ho fatto vedere è sbagliato perché è sbagliata la definizione del sistema, perché non posso prendere solo la mia molecolina, ma devo metterci il solvente intorno, o la proteina per esempio. Mettete un cromoforo in proteina. A che livello mi fermo? Ok? Decidere questo è quello che noi chiamiamo fare un modello multiscala, ok? Che vuol dire che da un modello molto semplice, che era quello che vi avevo fatto vedere, in cui io semplicemente prendevo i miei atomi del metilossirano o del limonene o quello che voglio, singoli, come molecola isolata nello spazio, mi vado a creare un sistema che secondo me è rappresentativo di quello che è realmente nel campione sperimentale, in cui invece c'è l'intorno. Okay? Il problema a quel punto è trattarlo l'intorno. E tutta questa roba qui, anche questo, diciamo, è argomento che ha avuto un effetto dirompente in generale nelle scienze chimiche, quindi lo sviluppo di metodi cosiddetti multiscala che trattano molto accuratamente una parte del sistema e poi riescono a trattare quello che c'è intorno a livello diverso e semplificato di accuratezza, si è meritato il premio Nobel nel 2013. Ok? Quindi diciamo, questi sono i due, secondo me, i due pillars. Quindi 1998 le molecole piccole, isolate, e la meccanica quantistica molecolare, come la intendiamo ora, per le molecole e per le proprietà molecolari. 2013 i sistemi grandi, quindi sistemi estesi verso una complessità maggiore, e quindi tutti questi studiosi qui hanno lavorato essenzialmente nello sviluppo di metodi poi per studiare i sistemi biologici. Okay, se io ho un cromoforo in una proteina, non posso fare un modello col solo cromoforo perché non è rappresentativo poi della funzione che questo ha nella proteina. Cioè la proteina ce la devo mettere, non la posso trattare come tratto tutto il resto perché vi esplode la dimensionalità del calcolo, quindi non si può fare. Quello che si possono fare sono queste cose qui. Bene, noi abbiamo sviluppato in questi anni un modello multiscala per calcolare le proprietà chirali delle molecole essenzialmente in solvente e essenzialmente in acqua. E cosa abbiamo ottenuto? Bene, questa è la mia molecola, ok? Con le acque intorno. Vediamo che quello che vi dicevo prima, cioè se io prendo la molecola singola e metto le acque intorno in diverse conformazioni, ok? Cioè quindi in punti diversi dello spazio e orientazioni diverse metto le mie acque. Cosa succede? Succede che voi ottenete una cosa di questo tipo. Che vuol dire? Vuol dire che a seconda la molecola è fissa, è il metilossirano in quella forma enantiomerica lì fisso, geometria fissa, fissato nello spazio, cambiano le acque intorno come sono messe, non le distanze, diciamo, OH, gli angoli, cioè l'acqua è sempre lei, però è in punti diversi dello spazio rispetto alla molecola. Prendo queste strutture, calcolo la rotazione ottica, beh, vi viene qualsiasi numero in un range tra più 100 e meno 100, ok? Ora, a parte il più 100 meno 100, quello che conta è il segno. Quindi se anche io ho sempre l'R metilossirano, che vi deve dare meno 4, qualcosa, se io prendo sempre lui R e metto l'acqua in conformazioni diverse, mi viene tutto quello che c'è tra più 100 e meno 100, ok? Quindi vuol dire che nessuna di quelle singolarmente ha senso. L'unica cosa che ha senso ovviamente è una media fatta opportunamente. Se fate la media opportunamente e utilizzate il nostro sistema, dal segno positivo che avevate prendete esattamente il dato sperimentale. Okay? Quindi è importante l'ambiente. È molto importante, l'acqua in modo particolare è molto importante nelle proprietà chirali, ma anche molto importante il modello che fate, perché se trattate l'acqua in un modo che è fisicamente inconsistente, non ottenete quello che volete, che è quello che vi ho fatto vedere prima. Ora, ci sono anche altri esempi, abbiamo fatto anche un'altra molecola, per esempio, ma giusto per darvi un'idea, oggi come oggi, quali sono i livelli di accuratezza con cui noi riusciamo a determinare la configurazione assoluta, quindi a dare un'assegnazione
alle varie molecole. Questo è un altro esempio, un derivato del metilossirano, dell'ossirano, in cui invece del metile c'è quest'altra cosa qui. La complicazione qui, siccome la molecola è molto flessibile, diciamo aumenta, però vedete che rispetto al dato sperimentale, che è questo nero, riusciamo a riprodurre il segno in ogni caso per tutta, diciamo, la curva, in dipendenza della lunghezza d'onda. Altri casi, questa per esempio è l'alanina in questa forma qua, riusciamo, diciamo, a riprodurre, a dare allo sperimentale lo spettro rosso rispetto al nero. Vi ripeto, quello che contano sono i segni. Lo sperimentale non sta tanto a guardare il fatto che qui la banda a noi venga un pochino più alta, sta a guardare se ci viene negativa, perché se ci viene negativa per lui è segno dell'altro enantiomero. Quindi l'importante è il segno. Questo è un altro caso, questo è il metillattato, sempre in acqua. Il livello, diciamo, di qualità a cui noi oggi come oggi, quindi la ricerca oggi, questa diciamo più avanzata su nell'ambito del calcolo delle proprietà chiroottiche, è questa qua. Cioè vedete che anche in questo caso qui, cioè, praticamente siamo sul dato sperimentale. Benissimo, allora, diciamo, questo era più o meno quello che vi volevo dire. Ora, ho scelto questo argomento anche perché, secondo me, rispetto ad altri, ora è qualcosa per noi molto affascinante, perché poi le proprietà chirali e la luce polarizzata, c'è una componente elettrica, una magnetica, quindi per chi è lucubra, diciamo, di teoria quantistica è particolarmente complessa, e questo è il motivo ovviamente per cui per noi è molto affascinante. Però secondo me, rispetto ad altri esempi, vi dà l'idea di quanto in alcuni casi tipo questo, e questo credo che sia quello più emblematico e più importante, la ricerca sperimentale senza un supporto, diciamo, computazionale, non riesca, diciamo, abbia dei limiti che non si riescono a superare, ok? Il challenge, il problema nostro qual è? È quello di dare allo sperimentale dei modelli che siano credibili, perché se il modello che io fornisco allo sperimentale è sbagliato, perché il segno in questo caso della mia risposta è sbagliato, evidentemente, diciamo, non solo non dà a lui il risultato che vuole, ma comunque può avere, diciamo, come in questo caso qui, delle conseguenze che sono abbastanza drammatiche. Oggi come oggi queste tecniche qui, in modo particolare l'analisi chirale in luce polarizzata nell'infrarosso, che si chiama dicroismo circolare vibrazionale, esiste anche l'equivalente in Raman, è probabilmente la tecnica che è più usata nell'industria farmaceutica per assegnare la configurazione assoluta nei farmaci di sintesi. Poi c'era il video del laboratorio. Vi ringrazio per l'attenzione. Sì, abbiamo ancora qualche minuto. Possiamo fare delle domande sia a Chiara, sarebbe Nicola, se viene, se no le facciamo in sua assenza, in contumacia. E quindi ci sono domande? Allora faccio io un commento prima e poi può darsi che il pubblico si scioglie. Allora, prima, cioè, sono due conferenze, secondo me, abbastanza diverse, ma che poi convergono alla stessa conclusione. Noi abbiamo visto due cose molto specialistiche, lo studio della chiralità e l'astrochimica di molecole nello spazio, che apparentemente sono cose molto distanti dalla didattica. Però noi che ci occupiamo di didattica, voi che la sperimentate in classe, potete invece vederci anche delle possibilità didattiche. Nella prima conferenza, se ne discuteva prima al caffè, si vedeva come quest'idea che è stata sfatata dalla scienza moderna in poi, in cui il qui, il mondo, è diverso dallo spazio
e che pian piano è diventata tutta una sola cosa, le stesse tecniche, le stesse cose che applichiamo qui, le applichiamo anche a molecole nello spazio, ci dimostra che poi è tutta la stessa cosa, cioè che non esiste una chimica terrestre, una chimica celeste come si pensava nel passato e come intuitivamente ancora adesso si pensa, perché poi noi siamo abituati a questo e quello è molto diverso. E in verità l'universo è lo stesso da tutte le parti e le stesse tecniche le applichiamo dappertutto avendo le stesse informazioni. Questa dichiara che è stata una bella conferenza anche per il livello scelto, secondo me, non perché quell'altra fosse meno bella, ma perché Chiara l'ha tagliata sul livello giusto, che è il livello che a noi serve, perché poi noi lo dobbiamo portare in classe, voi lo dovete portare in classe, io non porto da nessuna parte, lo dovete portare in classe, però, e quindi vi serve il livello ragionevole delle cose, ha fatto vedere che anche queste ricerche di punta, poi, quando uno ci va a riflettere dietro, ci sono delle ricadute semplici, delle cose che può capire perfettamente anche il ragazzo, l'applicazione, sta a noi saperle valorizzare didatticamente per far sì che quello che sembrano cose lontane invece diventano cose maneggevoli, cose possibili anche per il ragazzo. Ecco, questo mi sembra una conclusione mia personale ovviamente di queste due chiacchierate di oggi. Cioè, che ne pensate voi, però vorrei sempre saperlo da voi. C'è nessuno che vuole intervenire? Tutto chiaro, tutto semplice, tutto bello, tutto inutile, com'è? Vabbè, allora ci fermiamo qui anche perché dovete andare a prendere treni vari e ci vediamo per l'ultima volta la settimana prossima, l'ultima volta di quest'anno ovviamente.